Ciao ragazzoli, come va? Benvenuti alla terza puntata del nostro portafoglio insieme. In questa puntata andiamo a vedere quali sono i titoli da voi scelti da inserire in questo portafoglio. Sono quattro, misti fra BDC e REITs. La volta precedente abbiamo scelto le mega cap. Poi andiamo a vedere come è andato a finire questo sondaggio che ho lanciato su Telegram qualche tempo fa, subito dopo il video. E oggi anche vado a illustrare le 10 aziende del Dow Jones Industrial Average, dalle quali dovete prenderne e sceglierne due da inserire successivamente nel portafoglio. Bene, prima di tutto, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video del vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. E andiamo a vedere in prima cosa, anzi, andiamo a vedere come prima parte di questo video, quali sono le quattro aziende che sono state scelte per questo portafoglio. E devo dire che la scelta non mi ha stupito più di tanto. Diciamo che in questo caso, rispetto invece alle mega cap, mi aspettavo più o meno un outcome di questo tipo. Non mi aspettavo che però la prima azienda venisse votata così tanto, perché la prima azienda è, come si può vedere appunto dall'immagine, Realty Income, che ha ricevuto il 71% delle preferenze, per cui questa sicuramente sarà aggiunta al portafoglio, non ci sono dubbi in merito. Per quanto riguarda poi la seconda e la terza, sono a pari merito Stagg Industrial e Medical Property Trust. E infine, per quanto riguarda la quarta azienda, c'è una lotta serrata fra Omega Healthcare, Iron Mountain e Agree Realty. Allora, in realtà qui la scelta non è tanto impossibile, ma è difficile, nel senso che sono tutte e tre delle aziende che adoro tantissimo, mi piacciono tantissimo. Unico punto che mi fa propendere appunto per la scelta finale di Omega Healthcare rispetto alle altre due è che Iron Mountain sta avendo una salita vertiginosa, mentre Omega Healthcare è quella che ha avuto, diciamo, il calo maggiore e che considero comunque un'azienda molto interessante per il futuro. E per cui l'ultima azienda di questo portafoglio fra queste 10 è appunto Omega Healthcare. Per cui, ricapitolo, Realty Income, Omega Healthcare, Stagg Industrial e Medical Property Trust andranno ad essere aggiunte nel nostro portafoglio di eToro, il portafoglio che stiamo facendo insieme. Per cui, prima di passare appunto all'illustrare le 10 aziende, fra le quali sceglierete due del Dow Jones Industrial Average, andiamo a aprire le posizioni appunto su queste quattro aziende su eToro. Seguitemi. Bene, eccoci appunto su eToro e andiamo a selezionare. Anzi, prima di andare a selezionare, andiamo a vedere come procede il portafoglio. Qui, come al solito, devono chiudere ancora questa posizione perché c'è un'azienda che sta fallendo. Allora, diciamo che avendo avuto un settembre così di sangue, non sta andando neanche tanto male, perché diciamo Google è solo un meno 0,75, Microsoft meno 2,33 e Johnson & Johnson meno 2,71. Magari adesso, inserendo queste aziende, ottobre avrà una stupenda cavalcata, vedremo subito. Andiamo subito a inserire le quattro aziende Realty Income, la prima. E mettiamo subito i nostri 10.000 dollari. Eliminiamo il take profit, non abbiamo lo stop loss e impostiamo l'ordine. Altra azienda da andare a inserire, appunto, è Stagg Industrial. Qui andiamo a inserirla. 10.000 dollari senza take profit. E andiamo a impostare l'ordine. Poi andiamo insieme a Omega Healthcare. Anche qui nessun take profit. Andiamo a inserire 10.000 dollari. Ovviamente oggi è sabato, i mercati sono chiusi, per cui vedremo questi ordini che vengono portati appunto ad esecuzione il lunedì. E ultima, Medical Property Trust. Anche qui togliamo il take profit. E 10.000 dollari anche qui. Bene, i nostri ordini sono impostati, sono tutti e quattro qui, andranno ad essere eseguiti a mercato aperto lunedì 4. E adesso andiamo a guardare le 10 aziende dalle quali andremo a scegliere appunto quelle dell'Industrial Dow Jones Industrial Average. Allora, per semplificare ho messo un traduttore automatico, così non devo fare slide, ma possiamo guardare direttamente la Simple Wall Street e le aziende. La prima azienda che andiamo a guardare è Dow. Appunto, Dow è un'azienda chimica che ha delle strutture per la scienza dei materiali e per l'assistenza dei consumatori. E
nelle infrastrutture e negli imballaggi in Stati Uniti, Canada, Europa, Medio Oriente, Africa, India, Asia, Pacifico e America Latina. Ha diversi segmenti, tra cui il packaging e speciality plastics, industrial intermediates e infrastructures e performance e materials and coating. Appunto, diciamo, vanno a fornire servizi chimici. Per quanto riguarda la valutazione dell'azienda, è attualmente parecchio sottovalutata. Il Dow Jones Industrial Average è stato un po' snobbato in quest'ultimo periodo, per cui possiamo percepire il fatto che ci potrebbero essere delle buone performance per quanto riguarda queste aziende. Per la crescita futura abbiamo una crescita prevista degli earnings in calo, e anche per quanto riguarda quello che è il fatturato. Però la vedo sul lungo periodo come un'azienda che può dare delle ottime soddisfazioni. Ha una salute finanziaria piuttosto importante, ha debiti sì, ma sono secondo me sostenibili, e ha anche una certa quota di cash che fa a coprire quello che diciamo è stato il calo negli ultimi periodi. Come si può vedere, dalla pandemia ha avuto un incremento dei debiti che sta riducendo e che ha praticamente superato proprio quest'anno. Dà anche un dividendo molto corposo, 4,78%, che per aziende di questo tipo è comunque un dividendo importante. Sono aziende solide che ormai hanno raggiunto una certa maturità economica, con una copertura del 51% per quanto riguarda il payout ratio. Poi andiamo a vedere una banca, questa qui è Goldman Sachs, vabbè, non credo che abbia bisogno di presentazioni, traduciamo in italiano, è ovviamente un istituto finanziario che fornisce diversi servizi finanziari sia per aziende, istituti finanziari, governi e individui singoli in tutto il mondo. Ha diversi segmenti, sono quattro: investment banking, global markets, asset management e consumer and wealth management. Sono diversi appunto settori che vanno a targettizzare diverse tipologie di necessità dal punto di vista dei clienti di tipo istituzionale e industriale, ma anche quelli di tipo privato che hanno bisogno appunto di determinati servizi. Per quanto riguarda la valutazione dell'azienda, in questo momento è leggermente sottovalutata. Non si tratta di un fair value molto basso rispetto al Dow, ma comunque un'azienda che può essere acquistata a un leggero sconto. Anche qui i vari analisti prevedono dei cali per quanto riguarda gli earnings e della crescita del fatturato. E per quanto riguarda la salute finanziaria, ci troviamo qui invece in una situazione migliore, perché per quanto riguarda gli asset a breve termine possono coprire sia i debiti a breve che a quelli a lungo termine. E qui si può vedere che effettivamente i debiti sono grandi, ma l'azienda ha una quantità di cash che è eccezionale, per cui nel momento in cui ci fossero difficoltà vere, come si può vedere, sarebbero comunque coperte dalla liquidità. Un dividendo basso per quanto riguarda chi come me cerca un investimento in dividendi, ma in questo caso di portafoglio diversificato, secondo me va più che bene, perché va a esporci sul finanziario senza per questo però andare a impattare tantissimo la rendita futura. Terza azienda, andiamo nell'industriale, Honeywell International. Va ad offrire delle tecnologie di tipo diversificato, per cui è un'azienda manifatturiera che va a vendere in tutto il mondo. Ha un segmento aerospaziale, e con le ultime aziende SpaceX, Virgin Galactic e tutte quelle altre che ormai si stanno buttando sul privato, sui voli privati, potrebbe essere un business che per il futuro possa andare a dare appunto dei vantaggi economici di un certo tipo. Non ha solo quello però, perché è vero che il suo segmento aerospaziale produce dei motori a propulsione, anche dell'avionica, ma ha anche altre tipologie di segmenti, come il business building technologies, che offre appunto delle applicazioni software per il controllo e l'ottimizzazione degli edifici, sensori, interruttori, sistemi di controllo, per cui è un business tecnologico, industriale, ma fortemente diversificato. Per quanto riguarda la sua valutazione, abbiamo qui una forte sottovalutazione secondo S&P Wall Street, un meno 34% rispetto al valore fair value. È un'azienda che ha una crescita futura, secondo appunto gli analisti, sia in earnings che in fatturato, in crescita, molto probabilmente anche per le considerazioni che ho fatto io, per cui si potrebbe prevedere una crescita futura dell'azienda. Una salute finanziaria nella media. Appunto i debiti al momento superano la liquidità, però c'è anche una potente dose di cash che può andare ad aiutare l'azienda in determinate difficoltà. Un dividendo piuttosto basso, l'azienda ovviamente essendo tecnologica diciamo su tutta quella parte molto industrializzata e molto di precisione,
offre un dividendo basso ma costante, che crescita nel tempo. Questa, come si può vedere, è una dividend growth per quanto riguarda la crescita del dividendo, azienda che piacerebbe tanto a Gianluca Ranieri Bandini, e ha un current payout ratio del 52%. Poi andiamo su Home Depot, e Home Depot anche qui non credo abbia bisogno di presentazioni. Si tratta di un'azienda che rivende articoli per la casa, per la costruzione, prodotti per la casa, prodotti per prato e giardino, prodotti per l'arredamento. È un po' il grande centro commerciale, un po' come potrebbe essere il Leroy Merlin, però all'ennesima potenza. Offre anche appunto programmi di installazione che includono pavimenti, armadi, rifacimenti di armadietti, controsoffitti, un po' tutto il fai da te. Gestisce anche un noleggio di attrezzature e attrezzi professionali e serve principalmente i proprietari di casa, i restauratori, i ristrutturatori, i professionisti e gli appaltatori generali, un po' diciamo tutti quelli che nell'ambito specifico, da privati o da partita IVA, vanno a lavorare in questo settore. La valutazione dell'azienda in questo momento è leggermente sottovalutata, però rispetto alle altre che abbiamo visto appunto non c'è quella convenienza del fair value come potevamo vedere per le altre, ma è comunque leggermente sottovalutata. Dal punto di vista della crescita futura abbiamo una previsione di 4.4% per gli earnings e il 3.4% per quanto riguarda invece la crescita del fatturato, una salute finanziaria che è, diciamo, borderline sia per il breve termine che per il lungo termine. L'azienda è molto indebitata, questo è un qualcosa che va tenuto in considerazione in questo caso, anche perché la parte di cash non andrebbe a coprire tutto quello che è la parte debitoria. Ha un dividendo l'azienda del 2% nella media per quanto riguarda il Dow Jones Industrial Average. Anche qui si nota una dividend growth leggermente meno costante dell'altra che abbiamo visto prima di Honeywell, però comunque il dividendo cresce e ha un payout ratio piuttosto basso, 45%, che ne fa capire la sostenibilità del dividendo e anche il fatto che nel momento di difficoltà, come appunto abbiamo visto la situazione debitoria, l'azienda possa andare a pararsi un po' con questo cuscinetto d'emergenza del 45%. Andiamo a vedere la quinta azienda, Nike. Anche qui non credo che abbia bisogno di presentazioni, e penso un po' tutte quelle del Dow Jones non abbiano bisogno di presentazioni. Il marchio offre tutto quello che è abbigliamento, calzature per lo sport, in 6 categorie: corsa, basket, Michael Jordan, calcio, allenamento e abbigliamento sportivo in generale. Commercializza anche prodotti per i bambini, nonché quelli per altri usi atletici e ricreativi come football americano, baseball, cricket, golf, lacrosse, skateboard, tennis, pallavolo, insomma chi più ne ha più ne metta. L'azienda è fortemente diversificata, ha anche una serie di attrezzature e accessori che comprendono sia gli accessori come borse, calze, palloni sportivi, ma anche un po' quello che è il fashion, occhiali, orologi o quello che può essere l'utilità, dispositivi digitali, mazze, guanti e dispositivi di protezione. Azienda che ha diversi marchi, fra cui Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron e Jack Purcell, per cui azienda che non ha bisogno di presentazioni. Dal punto di vista della valutazione, l'azienda in questo momento ha avuto la sua bull run e tutti quanti l'abbiamo vista, è cresciuta tantissimo, è fortemente sopravvalutata, per cui in ingresso qui bisognerebbe vederlo solo nel lungo periodo, perché praticamente vale il doppio di quello in cui dovrebbe valere. Però abbiamo qui, rispetto alle altre aziende che abbiamo visto finora, una forte propensione e previsione di crescita, 17.7% annuale per gli utili e un 10.3% per quanto riguarda invece il suo fatturato. La situazione finanziaria è ottima, ha asset dappertutto, solo per il lungo termine appunto gli asset non coprono le liabilities, ma ovviamente abbiamo tutto quello che è a breve termine che copre gli liabilities a breve e a lungo termine, e l'azienda ha anche una enorme quota di cash che va un po' ad aiutare tutta la situazione finanziaria. Un dividendo bassissimo, l'azienda reinveste tanto soprattutto in marketing, oltre al fatto di investire appunto nella tecnologia dei propri prodotti, ma il marketing ha una forte sfera di influenza, perché soprattutto pagare appunto le grandi star che vanno a sponsorizzare tutto quello che è la loro produzione ha un costo non indifferente. Però questo dividendo è anche un dividend growth ed è bassissimo per quanto riguarda il current ratio, il payout è basso, 29%, potrebbe essere in qualunque momento aumentato nel futuro. Andiamo a vedere Procter & Gamble, anche questa non credo che abbia bisogno di presentazioni, e provvede a fornire beni di consumo a 5 segmenti: il beauty,
la toilettatura, assistenza sanitaria, tessuti e cura della casa e baby, femminile e cura della famiglia. Per cui, insomma, non credo che abbia bisogno di essere presentata. Prodotti come Pantene, Head & Shoulder, Herbal Essence, Olive, Safeguard, Secret, insomma, tutti prodotti che usiamo quasi tutti i giorni. Una valutazione che è sottovalutata rispetto al suo valore intrinseco secondo questi analisti, e ha una futura crescita per quanto riguarda gli earnings del 4.2% e del fatturato del 3.7%, sempre previsto ovviamente. Una salute finanziaria che per quanto riguarda il breve termine non è un granché, però tutto quello che a lungo termine va a coprire un po' tutta la situazione debitoria, e inoltre abbiamo anche una leggera quota di cash che va a non far male. Questa azienda viene apprezzata solitamente per il dividendo, che è costante, 2.49% di dividendo. Anche qui siamo di fronte a una dividend growth, cresce costantemente nel tempo, con un payout ratio del 57%, un'azienda che appunto va a capire i consumer e per cui è una di quelle aziende che, almeno dal mio punto di vista, avrebbe molta difficoltà a capitolare, perché produce appunto delle soluzioni, dei prodotti che servono per la vita di tutti i giorni. Poi andiamo alla Travelers Company, e questa azienda è un'azienda che attraverso le sue sussidiarie va a fornire dei prodotti e servizi assicurativi, commerciali e di proprietà personale, sinistri per le aziende, unità governative, associazioni e individui negli Stati Uniti d'America e anche a livello internazionale. Si occupa appunto di assicurazioni. Ha diversi segmenti, sono tre: assicurazioni aziendali, assicurazioni obbligazionali e speciali e assicurazioni personali. Copre un po' tutte quelle che possono essere appunto le coperture, datori di lavoro, responsabilità civile, professionale, marittimo, aeronautica, onshore ed offshore, edilizia, terrorismo, per cui un'assicurazione che copre a 360 gradi. Una valutazione al momento che è fortemente sottovalutata, anche in questo caso sono aziende che rispetto alla bull run del tecnologico sono state lasciate un po' indietro, per cui si potrebbero trovare delle ottime prospettive di acquisto. Una salute finanziaria che ovviamente è leggermente messa male per quanto riguarda il breve termine, ma a lungo termine appunto ha delle ottime prospettive, e infatti si può vedere come anche il cash, che non è una parte enorme, però va un attimino a coprire quella che è la parte debitoria, e poi ci sono ovviamente tutti gli asset a lungo termine che aiutano l'azienda. Un dividendo del 2.31%, anche qui abbiamo un ottimo storico di crescita del dividendo, e un 23% di payout ratio che fa prevedere la possibilità di andare appunto a incrementare il dividendo come dividend growth nel futuro. Andiamo di nuovo a parlare di servizi finanziari. In questo caso parliamo di American Express, ovviamente anche qui non abbiamo bisogno, si occupa di fornire prodotti come carte di credito e a debiti servizi relativi a viaggi in tutto il mondo. Ha tre segmenti: Global Consumer Services, Global Commercial Services e Global Merchant. Questi prodotti includono prodotti di pagamento e finanziamento, servizi di rete, prodotti e servizi per la gestione delle spese, di contabilità, fornitori e servizi di viaggio e lifestyle. Ovviamente tutte le carte di credito adesso non offrono solo la carta di per sé, ma dei servizi accessori che diciamo vanno ad aiutare il cliente a spendere e a utilizzare questi servizi. Azienda molto molto antica, 1850, che tra l'altro sappiamo essere nel portafoglio di Warren Buffett. Una valutazione che praticamente è in linea col mercato. L'azienda secondo questi analisti è quotata correttamente. Per quanto riguarda la crescita futura, ha un 6.5% di previsione per quanto riguarda gli earnings e un 12% del fatturato. Ha una salute finanziaria che è ottima, diciamo che tutto quello che è un asset a breve termine va a coprire qualsiasi tipo di liabilities, e per quanto riguarda il cash, l'azienda ha una buona dose di cash in cassa. Un dividendo bassissimo, 0.99%, che però è sempre in crescita, anche qui dal 2011 è sempre stato in crescita, e un payout ratio del solo 20%, che ci fa capire quanto l'azienda sia fortemente orientata alla crescita futura, però senza strizzando un occhio comunque ai propri investitori. Le ultime due, andiamo a Walmart, anche questa azienda che mi piace tantissimo, opera anche lei dal punto di vista del dettaglio e dell'ingrosso. Anche questa si occupa di attività di vendita sia al dettaglio che all'ingrosso e in altro tipo in tutto il mondo. È una società enorme, ha 2.300.000 dipendenti in tutto il mondo e opera attraverso tre segmenti: Walmart US, per cui tutti i punti vendita negli Stati Uniti d'America, Walmart International e Sam's Club.
Gestisce dei supercentri, supermercati, ipermercati, club di magazzino, negozi, cash and carry e discount. Per cui è un'azienda molto ma molto importante ed enorme. E durante appunto la crisi pandemica si è andata anche a potenziare dal punto di vista dell'e-commerce, cercando di andare ad intaccare un po' negli Stati Uniti d'America quello che era l'egemonia di Amazon. È riuscita comunque ad ottenere dei risultati e secondo me quello su cui sta puntando l'azienda è di crescere da quel punto di vista. Una valutazione che anche in questo caso sottovalutata rispetto al suo fair value secondo gli analisti di S&P Wall Street, ha una crescita futura stimata del 9.3% degli earnings e il 3% di fatturato su base annuale, una salute finanziaria che è, diciamo, per tutto quello che gli asset a lungo termine ottima perché copre tutte quante le liabilities. Diciamo che a breve termine l'azienda è un po' 0-0 palla centro, però ha una discreta quota di cash che va ad aiutare tutto quello che gli asset a lungo termine nel coprire la parte debitoria. Abbiamo un dividendo dell'1.6% che è basso, ma comunque per questo tipo di aziende ci sta. È anche in questo caso un dividendo che cresce nel tempo con un payout ratio del 61%, per cui ragionevolmente coperto dagli earnings. Ultima azienda, anche questa non credo che abbia bisogno di presentazioni, Disney. Disney Company è un'azienda che produce dei servizi di intrattenimento a tutti i livelli, sia per quanto riguarda i media networks con il via cavo negli Stati Uniti d'America con Disney Plus, ESPN, Freeform, FX e National Geographic, ma anche in tutto il resto del mondo con Disney Plus e tutti i servizi legati alla produzione di film, intrattenimento, con i propri parchi a tema, a queste 8 stazioni televisive nazionali. È un, diciamo, è un network di intrattenimento piuttosto importante. I parchi sono stati fortemente impattati durante le chiusure, i lockdown, adesso hanno riaperto, per cui tutto quello che sono i parchi a tema e i resort ritorneranno a fornire Disney con quel cash flow che gli mancava. Ricordo che ha Disneyland in California, Disneyland a Parigi e ricorso di Disneyland ad Hong Kong e Shanghai, ha anche dei Disney Resort, Disney Cruise Line e The Disney Vacation Club. Producono tutta quella una serie di produzioni sia dal punto di vista delle serie TV che vengono adesso distribuite su Disney Plus, legate al mondo malware, alla Lucasfilm, alla Pixar e tutti i film della Walt Disney Pictures e della saga di Star Wars. Un'azienda che è importante dal punto di vista dell'intrattenimento. La sua valutazione è attualmente 25% rispetto al fair value, secondo gli analisti di S&P Wall Street, e una crescita stimata di earnings del 32% e dell'11% per quanto riguarda il fatturato. La salute finanziaria è stata un po' impattata durante questo periodo pandemico, adesso è in forte ripresa, abbiamo gli asset a lungo termine che sono importanti, ovviamente anche intrattenimento e tutto quello che è l'intrattenimento anche per i resort, ma le produzioni in questo periodo si erano bloccate, sono ripartite, film come appunto La Vedova Nera o tutte le serie TV riguardo a What If sono uscite e stanno producendo appunto degli interessi particolari, il numero degli abbonati sta aumentando sulla piattaforma, una situazione che comunque è importante per quanto riguarda la sicurezza dell'azienda. Non mi aspetto sicuramente che Disney vada a fallire da oggi al domani. Un dividendo dell'1% che ha avuto una sospensione appunto durante la parte più importante della pandemia, e questo ovviamente ci sta perché mancando tutto il flusso di cassa dei parchi a tema e dei cinema, roba che praticamente era il pane di tutti i giorni, il pane quotidiano per la Disney, ha avuto senso proteggere l'azienda dal fallimento appunto eliminando completamente il dividendo, che comunque andrà a essere intorno al 2024 con una copertura del payout ratio del 27%. Per cui queste sono le aziende, le 10 aziende del Dow Jones Industrial Average che ho presentato per quanto riguarda il portafoglio, diciamo, da fare insieme, e in questo caso dobbiamo scegliere due, per cui la scelta è più complessa, su 10 solo due, ma secondo me fatte scelte ponderate possiamo andare a portare questo portafoglio con il Dow Jones ad crescere nel tempo, nel lungo periodo, perché anche in queste aziende mature, fortemente strutturate, c'è sempre la possibilità di andare a crescere, a creare del valore. Bene, se questo video ti è piaciuto ti prego di fare l'ultima votazione, non solo le due aziende ma a me, lasciando un bel pollice in su per farmi capire che contenuti di questo tipo sono di tuo gradimento, e ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ti ricordo che puoi votare col link Telegram che vado a lasciare qui sotto in descrizione del video.
anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!